supposed to happen. La maggior parte delle persone con disabilità la mattina, quando si sveglia, ha grandi difficoltà nel pianificare una giornata. Spesso è costretta ad accontentarsi della semplice immaginazione. There's no room, no place to start when our souls are apart. I wanna travel through time. See your surprise. Hold you so tight. I motivi di questa triste realtà li conosciamo molto bene. Mancano i dispositivi protesici e gli ausili corrispondenti alle proprie esigenze. Le abitazioni sono spesso inospitali perché sprovviste di ascensori per l'accesso e per l'uscita. Manca il lavoro e questo provoca sovente disprezzo per se stessi. In più, se penso agli adolescenti, sappiamo che in alcune zone del nostro paese le scuole sono architettonicamente inaccessibili o realtà ancora più grave, prive di insegnanti di sostegno. Tutto questo accade perché il progresso non è distribuito equamente, non è accessibile per tutti. Ogni persona ha una sua storia. Una storia che può essere modificata, cambiata, migliorata, anche in un momento storico difficile come questo. Il nostro errore più grave, io credo, è quello di cercare di destare in ognuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Il futuro è già qui, è solo distribuito male.